mantenere con voi quello che ci eravamo impegnati a fare chiedendovi la fiducia. Abbiamo chiesto il voto per far pagare meno tasse agli italiani ed è questo che vogliamo fare. Abbiamo chiesto il voto per rottamare le cartelle di Equitalia che stanno sequestrando milioni di italiani ed è questo che vogliamo fare. Abbiamo proposto di cancellare spesometri, redditometri, studi di settore, tutta quella burocrazia che massacra chi vorrebbe passare il tempo a lavorare, lo faremo. Avevo promesso, e lo faremo pezzetto per pezzetto, di smontare quella legge infame che è la legge Fornero, che sta sequestrando troppi italiani, giovani e meno giovani, e lo faremo. Non abbiamo, per carità, non c'è su questo palco né Superman, né Batman, né Robin, quindi non faremo tutto in un mese o due mesi, però quello che abbiamo già fatto in 20 giorni è far capire ai signori di Parigi, di Berlino e di Bruxelles che in Italia non c'è più un governo di servi, che in Italia non c'è più un governo di signor sì, signor padrone. Quindi è un orgoglio per la prima volta dopo anni che come voi guardavo la televisione e dicevo: ma perché tutti i barconi che partono dall'Africa devono arrivare in Italia? E finalmente iniziano ad andare da qualche altra parte. Per farsi ascoltare occorreva dire qualche no educato, garbato, gentile, però è chiaro che sia qualunque cosa ti venisse chiesto, tu dicevi signor sì, signor padrone, signor sì, signora Merkel, signor sì, signor Macron, è chiaro che non è che potevi pretendere più di tanto. E attenzione, non parlo solo del problema immigrazione e sicurezza, non vedo l'ora che questo governo cominci a lavorare in Europa anche per difendere l'agricoltura italiana che è stata massacrata e svenduta negli anni passati, il sistema bancario, il sistema economico, il sistema turistico, il sistema commerciale, tutte queste direttive che hanno massacrato e hanno tolto posti di lavoro anche a Terni, svendendo pezzi di industrie. Io sono stufo del fatto che arrivava la multinazionale di turno che prendeva denaro pubblico, rilevava un'azienda italiana e dopo uno o due anni lasciava a casa gli operai e apriva all'estero perché conviene di più sfruttare la gente all'estero che non pagare i lavoratori a Terni o in Italia. No, ma piano piano vedremo di intervenire. E vabbè, Prodi. Vabbè, non voglio parlare degli altri, anche perché mi risulta che le farmacie a Terni come in tutta Italia abbiano quasi esaurito il Malox per quelli che hanno difficoltà a prendere sonno la sera, quindi non mi interessa parlare degli altri. A Terni ci sono venuto tante volte. A Terni il primo requisito è l'onestà. L'onestà che però si deve associare alla competenza e alla concretezza, perché un sindaco onesto e incapace non serve a Terni e ai Ternali, serve un sindaco onesto ma con le idee chiare, e le centinaia di sindaci della Lega che lavorano in tutta Italia dimostrano che le idee chiare ce le abbiamo, una sopra tutte: prima gli italiani, prima i Ternali. Per le case popolari, per i contributi pubblici, il bonus bebè, il bonus affitto, il bonus asilo. Una cosa ti chiedo, sindaco, in un momento di crisi economica dove non c'è tutto per tutti in comune, prima da lunedì vengono i diritti e i bisogni dei cittadini italiani di questa città, che non possono arrivare sempre per ultimi, che non possono essere sempre gli ultimi della coda. Questo poi c'è tanto da fare sulle strade, sulle piazze, sui giardini, sulle tasse comunali, perché sicurezza vuol dire anche aiutare i commercianti e i negozianti a fare il loro lavoro e a tirar su la saracinesca senza massacrarli della tassa sull'ombra, la tassa sui tavolini, la tassa sui fiori, perché di tasse ne pagano già abbastanza. E quindi ci sono fabbriche. Il signore chiede di mettere un limite all'immigrazione in Italia.
l'ha detto con parole un po' più... però il senso è quello, anche perché, ripeto, da Ministro degli Interni tutti i giorni mi danno le statistiche. In questi primi mesi del 2018 abbiamo esaminato in Italia con le commissioni governative circa 42.000 domande di asilo politico. Ebbene, sappiate, perché lo possiate usare domani in ufficio, domani in negozio, domani in coda, domani al bar, quando vi diranno: dove eri ieri sera? Eri a vedere la partita? No, ero in piazza a sentir Salvini. Ah, babù, razzista, fascista. Anzi, mi hanno detto che c'è da qualche parte un presidio antifascista. Un bacione al presidio antifascista, perché mi fanno tenerezza gli antifascisti del 2018, poveretti. Quindi gli antifascisti in mancanza di fascisti sono il massimo, e gli antirazzisti in mancanza di razzisti. Si vede che la partita non gli interessava più di tanto, e si vede che non hanno la maturità da preparare. Però vabbè, fa niente, ognuno fa quello che vuole, basta che rispetti il prossimo. Dicevo, delle 42.000 domande di asilo politico esaminate in questi primi mesi, sapete qual è la percentuale di rifugiati politici in fuga dalla guerra riconosciuti in quanto tali? 7 su 100. 7 su 100. Quindi cosa fa un ministro, un governo e un padre di famiglia? Attenzione, chiariamoci, su questo non cambierò mai idea. Quei 7 su 100, spesso e volentieri donne e bambini, hanno in casa mia casa loro. Perché se scappano davvero dalla guerra, hanno in casa mia casa loro e vanno trattati coi guanti bianchi, quei 7 su 100. Il problema è che l'Africa in Italia non ci sta. E quindi gli altri 93 su 100 non possono bivaccare in giro per Terni e gli paghiamo colazione, pranzo e cena per 35 euro al giorno. Non si può, non è giusto, non è possibile, non è umano, non è corretto nei confronti dei rifugiati veri. Non penso che sia un discorso fascista, razzista, nazista, populista, sovranista o marziano. È un discorso normale. Discorso. Prendilo come assessore, lo vedo abbastanza tonico, lo vedo abbastanza carico. Però smetti di fumare, dai, io ho smesso di fumare 2 mesi fa, ho scelto il momento sbagliato per me smettere di fumare, devo dire che. Poi pensavo di passare alle sigarette elettroniche, il governo Gentiloni ha messo la tassa sulle sigarette elettroniche, quindi non so se sono io che porto scarogno o Vittorio, però. Vabbè, però resisto. Ho scelto il momento sbagliato, prima perché non sapevo di fare il vice premier, secondo perché da milanista siamo messi malissimo. Però parliamo di cose serie e più importanti. Terni, ci sono venute tante volte, come sono venute tante volte in Umbria. Un giornalista mi ha chiesto: ma questo è l'antipasto della vittoria che ci sarà per la Lega e il centrodestra in regione Umbria? Sì. Sì. Non vi meritate la Marini. L'Umbria è una delle terre più belle che ci siano in questo paese, però una terra bella ha bisogno di strade, di ferrovie, di tutela degli ospedali, dell'agricoltura, del commercio, del turismo, una cosa per volta. Prima diamo una giunta concreta, onesta e trasparente al comune di Terni e poi piano piano ricostruiamo pezzetto per pezzetto anche quella splendida terra che è l'Umbria, e gli ospedali vedremo di aprirli invece di chiuderli. Però su questo ci sarà da chiedere il vostro aiuto, una cosa per volta. Non è... ecco, una cosa... Facciamo questo comizio interattivo. Signora, vengo a Perugia, però se sono a Terni è difficile che... No, arriverò, una roba per volta. E penso anche agli amici di Spoleto che sono in trincea a poca distanza da qua, facciamo un applauso anche ai fratelli di Spoleto, perché abbiano uguale forza e uguale orgoglio in cabina elettorale domenica. A proposito di terremotati, noi siamo di coccio, abbiamo la testa dura. Oggi in commissione speciale, con un voto all'unanimità, è stata approvata
quella norma cosiddetta per salvare nonna Peppina, che riguarda invece tanti terremotati che spero possano rientrare nelle loro case il prima possibile. Era un impegno che ci eravamo presi, anche perché sui soldi del terremoto qualcuno ha fatto il furbetto, quindi vabbè. No, no, ma per amica mia, aspetta, ti mando con lui, però se urlate uguale, già arrivo rimbambito la sera. Taci. Grazie. Di cuore. Di cuore. So che devo venire a Perugia, verrò a Perugia. Ok. Non ce la faccio, non ho il mantello di Superman. E questo sono 3 settimane, io ci pensavo venendo 3 settimane che siamo al governo, sono già invecchiato di 10 anni in queste 3 settimane. Però non vedo l'ora di passare dalle parole ai fatti, non solo sul tema sicurezza e immigrazione. Oggi ho avuto la gioia e l'orgoglio, prima di venire a Viterbo e adesso a Terni, di visitare in una delle periferie romane una delle tante ville sequestrate ai mafiosi, che vorrei che fossero restituite ai cittadini, perché la mafia si combatte coi fatti, non con le chiacchiere, coi bla bla, andando in televisione a fare i fenomeni. Ricordo che Sciascia parlava dei professionisti dell'antimafia, quelli che hanno costruito una carriera, una fortuna economica parlando di mafia e di camorra. Noi molto semplicemente vedremo di parlarne poco, ma di portargli via anche le mutande a questi disgraziati di mafiosi, delinquenti e camorristi. Ville, macchine, negozi, alberghi, bar, ristoranti. La mafia ci fa schifo, la mafia mi fa schifo, e lo dimostreremo coi fatti, non coi bla bla. I rom, signora, perché mi vuole fare... Mi ero ripromesso di non parlare di rom, almeno stasera, perché oggi leggevo che oggi mi sono guadagnato le denunce di Santoro, di Vauro, di un'associazione di... Io quando entro in un campo rom mi vergogno non da ministro ma da papà. Io voglio salvare quei bambini che crescono nella schifezza e vengono educati al furto e alla violenza fin da piccoli. Quello voglio fare. Non mi interessa fare le schedature, i censimenti, però se c'è denaro pubblico voglio sapere chi ci vive, come si chiama, che lavoro fa, se paga le tasse e se manda i bimbi a scuola. Perché se qualcuno di voi non manda i bimbi a scuola, vi arrivano gli assistenti sociali a casa. Sono stufo che nei campi rom possano fare tutto quello che vogliono senza pagarne una conseguenza che sia una. Questo. E anche qua è razzista, è fascista, è nazista, è... Io ormai mi alzo la mattina e per prevenire vado avanti allo specchio quando mi lavo i denti e dico: Matteo, anche oggi ricordati che sei razzista, fascista, nazista, leghista, populista, sovranista, eccetera eccetera. Mi scivola addosso perché penso di rappresentare il 99% degli italiani per bene che chiedono solo di stare tranquilli a casa loro, di lavorare tranquilli, di prendere l'autobus tranquilli, di uscire col cane tranquilli e di andare ai giardinetti tranquilli. Solo questo. Solo questo, quindi... No, se volete sto qua fino a mezzanotte, perché c'è tutto un... Sì, no, ma... Fate un applauso a questa squadra che... E al sindaco, fate un applauso al sindaco! Perché sarà lui il protagonista da lui. Una piazza così però giovedì sera a Terni fa bene di dire che mi apre il cuore e mi dà forza per andare avanti e non fermarmi. Fatevelo voi l'applauso, perché mi piacerebbe che foste qua. Anzi, mi piacerebbe che le telecamere salissero un attimo quassù. Fai salire, che gli amici giornalisti potessero salire qua a far vedere la marea che c'è, che è la miglior risposta ai Saviano e ai chiacchieroni che ci stanno attaccando e ci stanno insultando, visto che poi magari c'è qualche telegiornale che riesce a inventarsi che a Terni eravamo 4 gatti, quindi fateli passare, fatevi sentire, va,
Grazie, perché non so, la Rai, la Rai sei tu, chi può darti di più, come la Coop, quindi vabbè. E anche in questo campo, per difendere le cooperative che sono realmente cooperative, che sono composte da lavoratori che sono veramente soci, vedremo di andare a verificare tutte quelle cooperative che non sono cooperative, sfruttano i lavoratori e non pagano le tasse che dovrebbero pagare. Per rispetto, è una questione di rispetto. Come da papà farò di tutto perché sia approvato quel progetto di legge per avere delle telecamere negli asili, nelle scuole, nelle case di riposo, per rispetto del lavoro delle maestre per bene, che sono il 99%, delle infermiere per bene, che sono il 99%. Però chi mette le mani addosso a un disabile o un bambino, secondo me è una bestia che non può tornare a fare quel lavoro. Piano piano, piano piano, lo diceva il Signore. Un'altra legge che abbiamo provato a far approvare per anni senza riuscirci, che costa zero e che sarà una di quelle che porteremo in discussione il prima possibile, è quella legge che sancisce il sacrosanto principio e diritto alla legittima difesa in casa propria. Casa propria, nel proprio negozio, nella propria azienda, nella propria farmacia. Gli unici che devono aver paura dell'Italia nel testa sono i delinquenti. E che non hanno colore. Tutti gli altri devono star tranquilli, perché vorrei semplicemente che i miei e i vostri figli crescessero in un paese che desse loro l'opportunità di rimanere a Terni a lavorare senza fare le valigie per andare in Germania, in Svizzera, in America, in Argentina, in Australia, perché qua non c'è lavoro, o al massimo se c'è lavoro è uno stage gratuito di 6 mesi, al termine del quale c'è un contratto di 3 mesi a 3 o 4 euro all'ora. Se va bene così è così, se no c'ho la fila di immigrati che si accontentano di meno di te, e quindi se vuoi fare il panettiere, il pasticcere, lavori 7 giorni su 7 a 3 euro all'ora, altrimenti fuori dalla porta, perché c'ho la fila di disperati che si accontentano di meno di te. Non funziona, perché poi se il primo lavoro serio della vita lo ottieni a 38 anni, se sei uomo o se sei donna, il tempo di mettere al mondo dei figli quando ce l'hai? E poi si stupiscono, gli italiani fanno sempre meno figli, ma va? Chissà come mai gli italiani fanno sempre meno figli, perché gli italiani si pongono il dubbio di come lo pago il latte in polvere, come lo pago i pannolini. Se non ho i nonni, dove li trovo i soldi per la babysitter o per l'asilo nido? Io non so quali siano le tariffe a Terni, so che spero che arrivi anche a Terni in Umbria la legge che funziona già da anni in Regione Lombardia, in base alla quale, stanziando dei soldi, perché niente è gratis, stanziando dei soldi, quest'anno se non ricordo male 35 milioni di euro, per decine di migliaia di mamme e papà che non se lo potrebbero permettere, l'asilo nido è gratuito. E guarda caso i bimbi nascono più volentieri se mamma e papà riescono a sopravvivere più. Ripeto, a me piacerebbe riuscire a fare almeno la metà di quello che ci stiamo raccontando e di quello che abbiamo messo nel contratto di governo. Una cosa a costo zero già l'abbiamo portato a casa, ed è quello che mi riempie l'orgoglio, perché me la dicono tante persone che non hanno anche votato Lega il 4 marzo. Mi dico: Salvini, io non ho votato Lega il 4 marzo, non ho votato centrodestra il 4 marzo, anzi, una signora gli ha detto: devo confessare che ti ritenevo bravo a parlare, ma poi alla fin fine nulla, però mi ha detto questa signora e mi è rimasto dentro: ti ringrazio, perché a prescindere da quello che farete, spero che lo farete sulle tasse, sulle pensioni, sulla scuola, sul lavoro, in questi 20 giorni mi avete ridato l'orgoglio di essere cittadina italiana. L'orgoglio di appartenere a un paese libero che non va in Europa col cappello in mano. Questo. L'orgoglio vale tanto, costa zero, ma vale tanto l'orgoglio e la dignità. Anche perché siamo solo all'inizio. Oggi mi chiamano stamattina e c'era quest'altra nave di quest'altra associazione tedesca al di fuori delle acque libiche,
con bandiera olandese che senza rispettare le indicazioni della Guardia Costiera Italiana e della Guardia Costiera Libica ha fatto il pieno del suo carico di carne umana, 240 persone, e poi pensava di arrivare in Italia. Noi abbiamo chiamato il governo olandese, perché è una nave che batte bandiera olandese, abbiamo scritto: cari amici olandesi, la nave batte bandiera olandese, gli immigrati vi riportate in Olanda. Quindi... però no, no, il governo olandese ci risponde: abbiamo verificato, questi non sono olandesi, ci hanno abusivamente la bandiera olandese, quindi è una nave fantasma, è una nave pirata come quella di Capitan Uncino dei Playmobil. Allora, siccome la nave è fantasma, io le navi fantasme nei porti italiani non le voglio. Vadano altrove, vadano a Malta che è più vicina, e se arrivano in Italia gli sequestriamo la nave e gli processiamo l'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Perché questa è la gente che aiuta il business dello scafismo, aiuta gli scafisti. Questa roba qua mi sono beccato una sequela, insomma, attaccato il sobrio ed educato presidente francese Macron. Vedevelo. Quello bello, lui però, a differenza mia, ha sempre la giacca, secondo me anche quando si alza la mattina la giacca e la cravatta, secondo me va a dormire in giacca e cravatta, quindi, però quello bello, educato, elegante, oggi ha avuto parole molto rispettose e ha detto che chi non accoglie è un populista lebbroso. Ha detto: Giulia, fortuna che è educato, pensa se fosse maleducato. E noi saremo anche populisti lebrosi, però lezioni di generosità io le prendo da quelli che spalancano i loro porti, quindi mi aspetto che Macron accolga decine di migliaia di sbarcanti, di migranti, di richiedenti asilo, e poi ne riparliamo. Vedi. Questo è. Ma gli altri paesi li difendono i confini, quindi io sono orgoglioso del lavoro fatto dai nostri uomini della Marina Militare, della Guardia Costiera e delle vite che hanno salvato, però mi piacerebbe che stessero più vicini ai confini italiani, per proteggere i confini italiani e per proteggere la sicurezza dei cittadini italiani. Quindi, anche perché il problema è che più bambini partono, più bambini muoiono, perché una volta almeno usavano i barconi perché sapevano che dovevano fare miglia e miglia nautiche per arrivare vicini all'Italia e alla Sicilia. Adesso che sanno che ci sono queste imbarcazioni che fanno la pesca degli esseri umani appena al di fuori delle acque libiche, mettono questi disgraziati non più sui barconi ma su canotti che arrivano dalla Cina, che vengono gonfiati a pezzi sulle spiagge e che poi vanno a picco dopo poche miglia, perché tanto o muoiono o li recuperano, tanto gli scafisti i loro soldi li hanno presi. Evitare queste partenze significa salvare la vita di questi bambini, e io da papà sono stufo che questi bambini muoiano sul fondo del mar Mediterraneo, e farò di tutto perché abbiano un futuro nei loro paesi in Africa e non un futuro sulle panchine di Terni, perché casa e lavoro non ci sono per gli italiani, figurati se ci sono per il resto del mondo, quindi questo è il nostro principio. In bocca al lupo. Grazie a voi, e mi auguro che in questi 3 giorni, ragazzi, però abbiamo detto tante cose belle, il sindaco è quello che per 5 anni fa il bene o il male di una città, è quello che decide su tutto. Mi auguro che domenica Latini. Ragazzi, solo una cosa vi chiedo: avete 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, vi chiedo una cosa, di usare questi 3 giorni per parlare alla testa, ma soprattutto al cuore dei vostri concittadini, e domenica chi non vota,
perché vado al mare, perché vado in campagna, perché non serve, perché tanto abbiamo già vinto, non voto io e vota il mio vicino. Chi domenica a Terni non vota e lascia che siano altri a decidere al suo posto, poi per 5 anni stia zitto e non rompa le scatole, Chi non fa neanche la fatica di perdere 2 minuti per andare a votare domenica, poi non si lamenti se le cose non cambiano a Terni. Viva la Lega, viva Terni, viva il centrodestra e viva la Nicolatini e soprattutto viva voi. Grazie a tutti. Grazie ancora al segretario federale, ministro degli